Ben ritrovati a tutti carissimi amici chitarristi, quest'oggi ho appena finito di ottimizzare questa splendida Explorer della Gibson ed è un modello particolare che non avevo mai visto, è denominato Vampire Blood. Il motivo di questo nome è per la finitura che vediamo a poro aperto, nera, semi-opaca, direi satinata, che lascia trasparire tra le venature il rosso del fondo, come rosso è il pomello del selettore di pick-up. Rossi sono anche i numerini sulle manopole, ma la vera chicca sono i dots, i segnatasti sulla tastiera fatti a forma di sangue, di vampiro ovviamente. Che dire, dovrebbe essere in mogano il corpo, monta un ponte Schaller, quindi un simil Floyd Rose. Per il resto la struttura e la forma è quella classica della Explorer. I pick-up non sono i suoi originali, ma sono degli EMG. Non perdiamo altro tempo e andiamo a testarne il suono. Una precisazione, lo strumento è accordato in drop C, quindi due toni sotto lo standard. Monta delle corde veramente importanti, sono delle 12,56 e niente, andiamo subito a sentirne il suono partendo dal pick-up al ponte. Entrambi i pick-up.